come già accaduto l'anno scorso, per noi il Fleet Manager on the Road è sempre un'ottima occasione per permettere ai Fleet Manager delle principali realtà aziendali italiane di testare nuovi prodotti, in particolar modo la nostra ibrida plugin Studio DMI. E in particolar modo quest'anno, col tema dell'inclusività, lasciami dire che è un tema a noi caro, perché siamo comunque un brand che viene da lontano, siamo una novità sicuramente diversa rispetto a tutti gli altri brand a cui il panorama italiano era abituato fino ad oggi, e quindi sicuramente il tema dell'inclusività è un tema che ci tocca da vicino anche da questo punto di vista. Noi l'abbiamo vissuta come noleggiare nel dare supporto sia ai fleet che ai travel manager, chiaramente, né, col nostro servizio di noleggio auto a breve e medio termine che ha supportato e continua a supportare le nostre aziende e clienti nel dare ai loro collaboratori e dipendenti la possibilità di noleggiare in tutta Italia, in oltre 60 location presenti sul territorio, e soprattutto supportare la gestione della loro flotta auto con un prodotto flessibile e innovativo come può essere il medio termine, che gli permette non solo di avere la vettura a disposizione immediatamente, ma anche di avere una flessibilità nella durata del noleggio e chiudere il noleggio senza alcun vincolo di pagamento oltre la durata. Siamo molto contenti ovviamente di partecipare a questa edizione di Fleet Manager on the Road. Per Targa Telematics rappresenta non solo un'opportunità per raccontare la nostra esperienza, i nostri servizi che offriamo ormai da 20 anni alle aziende della mobilità, ma è anche importante per noi perché andiamo a porre l'accento su un tema molto attuale e molto delicato, che è quello dell'inclusività. Quindi anche per noi rappresenta un'occasione per raccontare i nostri progetti in collaborazione con aziende che si occupano da anni, da moltissimi anni, di includere e di integrare anche le persone più vulnerabili all'interno, insomma, della socialità, tramite i trasporti e la mobilitazione, ad esempio, di quest'ultimo. Inclusione per noi è, oltre ad essere uno dei valori fondanti della nostra azienda e che, insomma, è sempre presente in tutte le nostre presentazioni e nella vita di tutti i giorni, in quanto cerchiamo di vivercela al 100%, per noi inclusione è stare vicino, includere, spiegare, quindi a maggior ragione in questo momento di difficoltà, di transizione ecologica in cui molte volte non si sa nemmeno da che parte girare dal punto di vista dei clienti, noi cerchiamo di dare una consulenza a tutto tondo con tutti i tipi di motorizzazioni, quindi da questo punto siamo inclusivi, cercando di fare qualcosa di tailor made, veramente su misura nei confronti dei clienti, con anche dei servizi, andando a includere per esempio le tariffe di ricarica, le stazioni di ricarica e tutto il software e l'hardware per gestire una flotta aziendale da un punto di vista green. Per quanto riguarda i prodotti, abbiamo portato dei prodotti nuovissimi, plugin, che aiutano appunto a fare una scelta più consapevole, fermo restando che deve essere il cliente giusto per la macchina giusta. Di partecipare a questo Fleet Manager on the Road con questo tema particolare, spostando quello che è la nostra integrazione sull'integrazione di diverse tecnologie dei nostri veicoli e di diverse motorizzazioni. Abbiamo avuto l'opportunità di portare diverse nostre auto della nostra gamma con appunto motorizzazioni mild hybrid benzina, plug-in, ma soprattutto elettrico. Elettrico rimarrà quello che è l'obiettivo 2030 per Volvo, ma in affiancamento appunto ad altre tecnologie. L'esempio è proprio recente, con la presentazione della nuova XC90, un XC90 che mantiene quello che sono le caratteristiche dell'attuale, del vecchio modello, rinnovandolo però non in quello che sono le motorizzazioni e le tecnologie, ma soprattutto affiancandolo a quello che è una nuova macchina, che è la EX90. Una macchina completamente elettrica con delle tecnologie tra le più avanzate del mercato, possibili solo su delle motorizzazioni elettriche. Da quest'anno partecipiamo al Fleet Manager on the Road sotto il gruppo V-Planet e non più sotto quello W-Solution, cosa estremamente importante perché oggi per la prima volta pubblicizzeremo questo nuovo logo con il nuovo sito internet che è vplanet.it. Estremamente importante il mood della giornata, che è l'inclusione, cosa a cui noi teniamo particolarmente proprio perché
Abbiamo inserito e stiamo inserendo per l'anno 2025 una campagna di recruiting apposta per uno dei nostri servizi, che è V-Drive, movimentazione mezzi, mirata al dare un lavoro e anche un'esperienza in più a persone che socialmente hanno avuto dei problemi economici e quindi non riescono a rientrare un po' nella società. Diamo questa possibilità di recruiting tramite una platform estremamente semplice e online, vengono richiesti pochissimi documenti e si inizia subito a lavorare. L'abbiamo fatto apposta per facilitare un po' l'ingresso di nuovo nel mondo del lavoro. Lo facciamo con il marchio V-Drive e V-Solution. Entrambi i marchi fanno parte del grosso contenitore che è V-Planet.